Prima della partita fra Leeds e Leicester, con un bellissimo 3-3, Nando, parto da te, poteva essere l'occasione di agguantarli in classifica, perché voi eravate a 9, loro a 12, e invece vi siete divisi il piatto. Siamo divisi il piatto, sì, è stata una bella partita combattuta, peccato per le occasioni, anche loro hanno avuto le loro occasioni. Stiamo mangiando un gol all'ultimo secondo, peccato perché arrivare a 12 e agguantare la classifica. Volevi fare la supposta, La supposta, era bello. Però loro sono una bella squadra, hanno fatto una bella partita e il pareggio è giusto alla fine. Che cosa manca al Polizzi? Diciamo che siamo un po' al giro di boa, quindi... Concretezza. Manchiamo sempre le occasioni importanti, quindi... La settimana prossima abbiamo lo United, quindi è una bella sfida e speriamo... Ci sono anche venuti ad osservare, Fa piacere, Va bene, ti faccio in bocca al lupo e complimenti. Dani. I 3 punti, quindi sì. Il punto a voi andava più che bene rispetto a loro. Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Complimenti ragazzi, ho due amici, cioè ho due colleghi che stanno in campo, però purtroppo hanno febbre. Ho una squadra veramente forte e ho chiamato altri due amici che giocano sempre a pallone e mi hanno sostenuto questa partita, li ringrazio. Abbiamo fatto un ottimo 3-3, il portiere è stato un santo dell'altra squadra. C'era uno specchio dietro alla porta, non c'era un portiere. Non ha fatto entrare più di tre palloni. Qualsiasi cosa. È la forza del Leeds, te lo assicuro. Sì. Da sempre, da quando fanno i tornei con me, il loro portiere fatto... Allora penso che il prossimo torneo me lo prendo nella mia squadra. Va bene. Stessa domanda, giro di boa, anche se penso che tu sei molto soddisfatto dei tuoi. Secondo te cosa manca? Dobbiamo concretizzare. Lo stesso. Sì. Dobbiamo concretizzare anche noi perché portiamo troppo palle e vogliamo tirare troppo dal centrocampo. Okay. Dobbiamo tirare più da vi sotto porta. Okay. Rendere le occasioni un po' più chiare. Sicuramente, sì. Addio, in bocca al lupo. Credo. E complimenti.